con il nostro pastore, l'arcivescovo Giovanni Maria, con il segretario Don Giorgio, con il decano, padre Cherubino, Monsignor Remo, padre Cornelio, i parroci della valle, per una grande celebrazione, la celebrazione della messa con la Santa Cresima. Questi nostri cari cresimandi sono accompagnati dai padrini, dalle madrine, dai catechisti e catechiste e diciamo tutta l'assemblea è in festa. Vivete oggi un momento grande della vostra vita, uno dei più grandi momenti della vostra vita. Io ringrazio i parroci e i loro collaboratori, le catechiste, che hanno fatto di tutto con tanta premura, con tanto amore per prepararvi a vivere bene questo grande momento. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua, dallo Spirito Santo, liberato dal peccato. Infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempiti dello Spirito nel tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. Amen. Stefano, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Pace sia con te. Thank you.
Santo che ti è dato il dono. La pace sia con te. Fabrizio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato il dono. La pace sia con te. Francesco, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alessandro, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Thomas, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E con il tuo? E con il tuo spirito. Nicola, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Lucio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Davide, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Oscar, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Paola, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Massimo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Nadia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Fabiola, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Viviana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Gioia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Massia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Enrico, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Vanna, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Sara, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Elena, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Francesca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Rendere presente il Vangelo nella comunità e nelle comunità parrocchiali, perché lo Spirito Santo e l'aiuto della Madonna diventa coraggiosi educatori di generazioni cristiane, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. In nota dallo Spirito Santo, insieme con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Giovanni Maria e tutti i Vescovi, perché cresce nell'unità della fede e dell'amore fino alla venuta di Cristo, preghiamo. Ascoltaci. Per il mondo intero, perché tutti gli uomini che hanno un solo creatore padre si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione, di razza, di nazionalità e cerchino con lealtà il regno di Dio, che è pace e gloria nello Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi che abbiamo ricevuto il battesimo e la Cristo, perché lo stesso Spirito ci faccia riscoprire il vero significato della vita cristiana, alla quale siamo stati chiamati e più profondamente la testimoniamo al mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. I genitori e i padrini che si sono fatti garanti della fede di questi cresimati, perché coerenti con il loro impegno li aiutino con la parola e con l'esempio a seguire la via di Cristo.
segno di fraternità e di pace. Sangue di Cristo. Il corpo è il 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 sangue di Cristo.